assalto ad un banco ma tappa via di Udine, rapinata una ragazza a Tolmezzo, una coppia di Coderno di Seregliano, la moglie chiusa a chiave in camera. Non è ancora chiusa la partita delle comunali di Udine, Forza Italia sostiene Bertossi, Lega e Fratelli d'Italia continuano a raccogliere le firme per Fontanini. Imprese e professionisti faccia a faccia a Corno di Rosazzo, davanti alla Clessidra si stringono gli affari per il futuro. La Pug GSA incontra il pubblico alla festa del tifoso, domani i ragazzi di Largo impegnati a Treviso in una sfida tra terze in classifica. Buona giornata, ben ritrovati amici di Udi News TV, questi titoli con le principali notizie di oggi, tanta cronaca ma anche la politica nazionale e locale. E poi nel corso del nostro approfondimento andremo a raccontarvi come fervono i preparativi per la riapertura dell'oasi dei Quadres di Fagagno. Ne parleremo con Enzo Uliana. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Con lui dunque ci ritroveremo nel corso del notiziario per raccontarvi di queste novità. Ma partiamo dunque con la cronaca. L'avete sentito nei titoli, è stata una nottata difficile per le forze dell'ordine. Assalti ad un bancomat e poi anche due rapine, una a Tolmezzo, l'altra in comune di Sedegliano. Ci fa il punto della situazione nel primo servizio Luciano Delfonso. Notte di scorribande in Friuli, dove si sono verificati a poche ore di distanza fra loro un assalto ad uno sportello bancomat e due rapine. Il dispositivo elettronico della filiale della Banca di Udine è stato fatto esplodere nella notte in via Lumignacco, Pavia di Udine. Il portellone blindato ha retto l'urto e i ladri sono scappati senza rubare nulla. L'esplosione, provocata da una carica, si è verificata intorno alle 3:30 del mattino. I ladri, tre persone secondo una prima ricostruzione, sono scappati a bordo di un'auto. Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova. Serata da dimenticare anche per una coppia di Sedegliano che una volta entrata a casa ha sorpreso due ladri con il volto coperto mentre rovistavano tra i loro cassetti. Il fatto è accaduto poco dopo le 21. Senza parlare o usare violenza, i ladri hanno separato marito e moglie, hanno chiuso a chiave la donna in una stanza e sono scappati da una finestra con gli ori e il denaro che erano già riusciti a rubare per un valore complessivo di 2.000 euro. Un altro grave episodio si è verificato nella tarda serata di ieri in centro a Tolmezzo. Una donna di 30 anni, residente in una frazione del capoluogo carnico, è stata rapinata da un malvivente nei pressi del parcheggio di via Caterina Percotto. Il malintenzionato l'avrebbe minacciata anche con un'arma. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia locale, che però avrebbero già individuato il responsabile. E proprio su quest'ultimo fatto raccontatoci da Luciana Idelfonso abbiamo ulteriori aggiornamenti. I carabinieri della compagnia tolmezzina, dopo una serrata attività coadiuvati dalla polizia municipale, hanno acquisito elementi utili a carico di un 28enne pregiudicato residente a Bagnari Arsa, che dopo essere stato ricercato da parte dei militari è stato individuato e bloccato all'altezza del casello di Amaro. Assieme a lui una 25enne di Cavazzo Carnico. L'accurato controllo delle due persone del veicolo ha portato al rinvenimento di quattro riproduzioni di pistole di varia marca e tipo, tutte a pallini con caricamento a gas, di cui una priva del tappo rosso. Il veicolo e le armi sono state sequestrate e la rifurtiva ritrovata restituita alla vittima. Il giovane è stato tratto in arresto per rapina aggravata dall'uso di arma e travisamento, mentre la ragazza deferita in stato di libertà per favoreggiamento. E sempre per quanto riguarda la cronaca, la squadra mobile di Udine, unitamente all'ufficio immigrazione, ha deferito 33 cittadini stranieri, nella maggioranza dei casi afghani e pakistani richiedenti asilo, che hanno allegato le loro istanze di rinnovo di permesso di soggiorno, fittizie comunicazioni di ospitalità finalizzate al rinnovo dello stesso permesso. I richiedenti in questione non si trovavano collocati in strutture di accoglienza e di fatto non hanno una fissa dimora. Dei 33 denunciati, 5 sono coloro che hanno concesso l'ospitalità e i migranti ottenevano la fittizia comunicazione pagando una cifra tra i 150 e i 250 euro. Ed ora apriamo dunque la pagina politica tornando sulla sfida per le comunali di Udine. Non si può dire ancora chiusa la partita per quanto riguarda il centrodestra. È di ieri infatti in tarda serata la decisione di Lega, Fratelli d'Italia e Identità Civica di continuare a sostenere Pietro Fontanini quale candidato sindaco.
Dopo che invece a pranzo Forza Italia aveva indicato l'appoggio ad Enrico Bertossi di Prima Udine, il quale avrebbe anche l'ok di Fedriga. Udine, rialzati, il tavolo unito continua nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste con Pietro Fontanini, candidato sindaco, ha annunciato in serata Ugo Falcone a nome di tutte le liste. Stamattina, la vedete nelle immagini, passeggiando per Udine si poteva notare la visione plastica della frattura politica tra gli alleati, esplosa sui giornali e riverberata anche nei luoghi di raccolta, con gli esponenti cittadini di Forza Italia a raccogliere le firme per Bertossi, sindaco in via Poscolle, mentre la Lega, Fratelli d'Italia e Identità Civica a qualche centinaio di metri di distanza in largo del Pecile. Per quanto riguarda invece Autonomia Responsabile, il coordinatore Sandro Bassi ha spiegato di voler aspettare domani, dopo il vertice contorno, per definire la loro posizione. E a proposito della Lega, rientriamo in studio, abbiamo chiesto ad uno dei referenti del partito come intendono comportarsi. Sentiamo, Siciliani, membro del direttivo friulano della Lega. Beh, noi siamo sostenuti da quattro liste, quindi Fantanini ha quattro liste, la lista della Lega, quella di Michelini, la Civica, Fratelli d'Italia e Autonomia Responsabile. E in questo momento cambiare candidato ci sembra un po' impossibile, la gente non capirebbe e quindi continuiamo su Fontanini. Poi gli incontri continuano, verificheremo se ci sarà la possibilità di riunificare tutti sotto uno stesso candidato. Ma e se dai vertici dovesse arrivare l'indirizzo per virare tutti su Bertossi? Noi naturalmente siamo fedeli a tutti i patti e siamo assolutamente consci che se i nostri vertici, se Fedriga piuttosto che Salvini ci daranno l'ordine di comportarci in un certo modo e di confluire su un candidato particolare, sicuramente seguiremo. È chiaro che rischiamo che il nostro elettorato non ci segua in questa decisione, quindi è una partita ancora un po' da verificare. Una partita da verificare, rimanendo sempre in città per parte sua il Dem Enzo Martinez, candidato del centro-sinistra, che oggi pomeriggio presenterà il suo programma, si riserva un commento per i giorni a venire. Aspetto di vedere se effettivamente, finalmente, è chiuso questo balletto in testa degli udinesi. Oggi pomeriggio si presenterà ai cittadini anche il candidato sindaco, il settimo in città per Casa Pound, Luca Minestrelli. Impegnati tra campagna elettorale e raccolta firme, gli altri pretendenti, Stefano Salmè per la Civica Udine agli udinesi, Rosaria Capozzi di 5 Stelle, Andrea Valcic per il patto per Udine. Guardiamo ora a Roma perché stamattina sono arrivate notizie certe sul futuro di Camera e Senato. Vedete dal sito dell'ANSA, regge l'accordo, Casellati sarà eletta nuova Presidente del Senato, mentre per quanto riguarda la Camera, Roberto Fico è stato eletto Presidente, ha raggiunto la quarta votazione, il quorum di 311 voti necessari per essere eletto. Lo spoglio delle schede continua. Un applauso si è elevato dall'Aula del Senato anche dopo il raggiungimento del quorum per l'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati a Presidente di Palazzo Madama. L'applauso è partito dai banchi di Forza Italia e si è poi propagato a tutto l'emiciclo con i senatori in piedi. Si sono risolte dunque le nomine per Camera e Senato, ora vedremo cosa accadrà per la formazione del governo. Nel frattempo si registrano due commenti di parlamentari friulani. Renzo Tondo ha twittato: se il buongiorno si vede dal mattino, non possiamo essere tranquilli. Seguiamo le evoluzioni senza nascondere vera preoccupazione, ha detto Tondo. Mentre per quanto riguarda la Serracchiani, a parti invertite sarebbe partito l'urlo all'inciucio con il criminale, ma i 5 Stelle hanno poteri taumaturgici e con il loro abbraccio purificano anche i voti berlusconiani se servono a prendersi una poltrona. Chiudiamo quest'ampia pagina politica, torniamo al nostro territorio, al Friuli, alle sue imprese. Oggi a Corno di Rosazzo si sono trovati professionisti e imprenditori del mondo artigiano per un confronto, per studiare i business futuri e sono arrivati anche colleghi dalla Slovenia. Ci racconta tutto Francesca Santoro. La sua azienda di cosa si occupa? Allora, la mia azienda si occupa di grafica tridimensionale e ultimamente abbiamo sviluppato un configuratore 3D web. Siamo una società in Italia che ha anche sedi all'estero, di cui Slovenia, Austria e Svizzera. E ci occupiamo di internazionalizzazione d'azienda, ci occupiamo di consulenze aziendali, di merito creditizio, di finanza, di assicurazione, mediazione, intermediazione in questi ambiti essenzialmente.
Sì, la nostra azienda si occupa di trasporto, siamo una di più grandi compagnie per trasporto in Slovenia. Ora facciamo un altro progetto, stiamo costruendo un hotel con 50 camere e siamo qua per incontrare la gente, per vedere di arredi e tutt'altro. È utile il Matching Day? Sì, io partecipo al Matching Day da 8 anni e ho sempre trovato interessante questa modalità, perché in un quarto d'ora ovviamente non svisceri nulla se non a livello empatico un certo tipo di rapporto con i potenziali clienti, e poi gli sviluppi nei tempi successivi, richiamandoli e avendo degli incontri più approfonditi. Prima volta che partecipa al Matching Day? Sì, prima volta, sì. Come le sembra? Benissimo. Fino adesso benissimo. E a proposito di economia, dall'entrata in vigore del trattato di libero scambio tra Europa e Canada, il settore agroalimentare italiano ha visto frenare del 4% le esportazioni. Pomodori, formaggi, ma anche il crudo di San Daniele scontano il proliferare del falso made in Italy. E nuovi rischi sono dietro la porta anche per l'export verso il Giappone e il Sud America. Ieri un presidio di Coldiretti e diverse associazioni contro lo stesso trattato. Sentiamo. Il CETA è stato il primo trattato firmato dall'Unione Europea, adesso ne stanno venendo degli altri. È stata conclusa la trattativa per quello con il Giappone, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019, e si stanno facendo le trattative per i paesi col Mercosur, che sono i paesi sudamericani. È chiaro che togliere al cittadino europeo il principio di precauzione è un grosso problema, ed è un grosso problema anche per gli agricoltori, che rischiano di vedere invasi i propri mercati di produzioni che, se fossero prodotti in Europa, non sarebbero neanche possibili vendere. Nel caso dell'apertura alle grandi multinazionali dei servizi, potremo mantenere questi profili di qualità sul territorio? Parliamo di istruzione, parliamo di sanità, parliamo di assicurazioni. Sul lavoro sarebbero gravissime. E si parla di 40.000 posti di lavoro messi in discussione dall'implementazione del trattato, 40.000 per l'Italia e 40.000 per la Francia. Tutti i prodotti sono in discussione, anche perché sul fronte delle insistenze che il Canada ha nei confronti dell'Unione Europea, adesso la Commissione Europea ha fatto una proposta di regolamento per l'indicazione dell'origine in etichetta, che è un'indicazione provvisoria, quindi si farebbe una marcia indietro rispetto alle conquiste che abbiamo fatto negli ultimi anni. E quindi è anche per quello che noi stiamo raccogliendo le firme per questa petizione Stop Cibo Falso, perché in occasione della discussione nel Parlamento europeo della proposta della Commissione noi vorremmo portare milioni di firme per far capire che i cittadini non sono assolutamente d'accordo. Ed ora apriamo la pagina sportiva, perché è ancora in corso a Udine, in Piazza Venere, la seconda giornata della festa del tifoso. Allora siamo pronti per collegarci con il nostro Stefano Giovanpietro per le ultimissime, non solo per quanto riguarda l'Udinese ma anche per il basket, con il derbissimo in vista tra Treviso e Udine. A te la linea, Stefano. Sì. Siamo a pochi passi dagli studi dove sta andando in onda in diretta il TG, e qui continua quella che è la grande festa AUC in Piazza Venerio. Per il secondo anno consecutivo la festa del tifoso prende corpo in una bella giornata. Oggi è toccato l'abbraccio dei tifosi alla GSA APU di Udine, tante emozioni, tante anche le foto e gli autografi e le parole dei protagonisti che vi proponiamo. Ma è bellissimo, perché insomma è una prova ulteriore che si è creato un clima meraviglioso fra la città e tutto il territorio della squadra. Quando ci hanno chiamato ovviamente abbiamo risposto sì in 0,001 secondi, e poi sai, per noi è vigilia di una grande partita, domani andiamo a Treviso terzi contro terzi con un esodo di tifosi al seguito, quindi qual è occasione migliore di questa per prepararci come si deve a quello che sarà un grandissimo appuntamento di basket. Non soltanto basket, in attesa anche della terza squadra della massima serie di Udine, vale a dire il rugby. Ieri è stata grandissima protagonista l'Udinese Calcio, che appena rientrata da Domsale si è recata qui a Piazza Venerio per proprio incontrare i tifosi, mangiare le bontà enogastronomiche friulane e anche dire la loro sul momento dell'Udinese dopo le 5 sconfitte consecutive. Anche qui abbiamo raccolto le impressioni e le parole dei protagonisti, sentiamo. Sì, è importante
essere vicino a loro, perché comunque il sostegno noi ce l'abbiamo sempre ogni domenica, quindi è importante essere vicini alla gente. Penso che noi come giocatori è il nostro dovere e ovviamente ci godiamo le buone cose friuliane. Una bella atmosfera e la voglia anche di regalare di nuovo punti a, a, questo, a questa piazza che li vuole tanto. Sì, sì, siamo carichi ovviamente al di là di tutte le avversità che stiamo trovando, di tutte le cose non positive, siamo forti come gruppo e lo staff è vicino a noi e ovviamente andremo a trovare tre punti e a cercarli per tutti i modi ovviamente a Bergamo. Sì, e spero di rientrare il prima possibile e di dare una mano alla squadra, e questo è quello che posso dire. Quanta voglia hai? Tanta. E sei pronto già per Bergamo? Non ci sbilanciamo? Non lo so, ancora dobbiamo vedere la settimana prossima come vanno gli allenamenti. Organizzare queste manifestazioni non è semplice ed è un'opportunità praticamente quasi unica per poter incontrare i nostri tifosi fuori del match day in un contesto molto sereno, molto musicale, e questo senz'altro è molto, molto bello. Sì, siamo contenti di essere qui e il calcio è anche questo. E il bello è che nei momenti di difficoltà alla fine i tifosi a volte mugugnano, come giusto che sia, però poi ci stanno sempre vicini. Questa è una cosa importante, perché poi alla fine questi ragazzi hanno bisogno anche di questo calore. Si mangia bene in Friuli? Anche troppo. Tante parole, tanti sorrisi che oltretutto approfondiremo in uno speciale che andrà in onda lunedì sera dopo Udinese Tonight, assolutamente da non perdere. Da Piazza Venerio per il momento è tutto, continueremo a parlare però di questa splendida festa che continuerà anche nella giornata di domani con tutti gli aggiornamenti che arriveranno qui dalla piazza in centro a Udine. Ed è davvero tutto, Lina, che può tornare a te, David. Grazie, grazie a Stefano Giovanpietro. Noi rientriamo in studio e dalla festa del tifoso andiamo alla festa delle cicogne. Ben trovato Enzo Uliana dell'Oasi dei Quadris di Fagagna. Allora, domani si è vinto anche il maltempo, ci sarà il sole, finalmente la festa si fa. Sì, speriamo dopo un paio di rinvii di riuscire a fare la festa, ma la si fa, ormai tutto è preparato e tutto è pronto. L'Oasi dei Quadris, per chi ancora non la conoscesse, un unicum per la nostra regione. Beh sì, diciamo che in regione siamo il primo centro e l'unico per la reintroduzione della cicogna bianca. Quest'anno insieme all'Università di Udine è stato rivisto questo progetto che è nato ormai nel lontano 89, e l'Università sta collaborando anche per un nuovo progetto sull'Ibis Eremita. A proposito appunto di Ibis, ci sono novità, sono in arrivo ulteriori esemplari? Diciamo che un paio di settimane fa sono stati avvistati 5 Ibis, ma non sono sicuri chi li ha visti, non vorrebbe confondere con dei miniattai, in Calabria. Speriamo siano loro e speriamo che ritornino a casa praticamente, sarebbe il coronamento, diciamo, di questa migrazione vera e propria. Tornando alla festa di domani, si parte alle 9.30, poi come si svolgerà la giornata? Ma diciamo, domani la festa è nata e dedicata ai più piccoli, ma anche gli adulti la troveranno sicuramente interessante. Penso che intorno alle 9.30-10 libereremo noi dalle nostre voliere 6 cicogne, e poi quest'anno abbiamo, come l'anno scorso, sempre il centro di recupero della provincia di Udine, il buon Maurizio Zuliani, che libererà alcuni suoi ospiti raccolti e curati. Poi quest'anno avremo anche Damiano Baradel del centro di recupero di Gorizia, di fauna selvatica, e lui addirittura anche di fauna esotica, e Luca Frasson del centro di recupero di Treviso. Tutti questi praticamente libereranno alcuni loro ospiti recuperati, curati e pronti per essere nuovi in libertà. Dunque una giornata davvero da non perdere. Allora, domani all'Oasi dei Quadris a Fagagna, è facile da raggiungere, sì, vi trovano sì, subito. Sì, sì, beh, la strada che porta, diciamo, da Fagagna a Colorino di Montalbano. Grazie. Semplice. Grazie, grazie e buona festa delle cicogne all'Oasi dei Quadris di Fagagna. Prima di salutarci, noi chiudiamo con il meteo sulla regione. Cielo ancora in prevalenza poco nuvoloso, anche se temporaneamente potrà formarsi qualche locale annuvolamento più consistente nel corso della giornata. Sulle prealpi carniche, da variabile a temporaneamente nuvoloso nel pomeriggio, quando al confine con il Veneto sarà possibile qualche debole locale precipitazione. Sulla costa soffierà Borino e soffierà anche Brezza, che manterrà la temperatura più bassa rispetto alla pianura.
Domani invece su tutta la regione cielo da poco nuvoloso a variabile con tempo migliore sulla costa e soffierà borino di notte e brezza di giorno. È davvero tutto, grazie per l'attenzione. L'informazione su Udi News TV torna questa sera alle ore 19. Buona giornata.